Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che stadio! Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. E dunque, calcio d'inizio. Fabian Ruiz. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Palla in avanti, verso il compagno. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Ottima giocata. È in posizione per il cross. Numero! Da lì può segnare. Fabian Ruiz. Tenta la bella parata di Ter Stegen. Perfetta la parata. Non ha sbagliato nulla. Ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Libera al momento giusto. Se la cava, la difesa allontana la palla. Aubameyang. Jordi Alba. Jordi Alba cerca la fondo sulla sinistra. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Alba. C'è il cross. Zielinski. Lungo passaggio in avanti. Decidono di giocarla all'indietro. Mertens. Pallone lungo in verticale. Prova ad andare via con eleganza. Occhio a cross. Beh, non aveva scelta in questa occasione. Bella palla. Prova la conclusione. E c'è il gol del Barcellona. Prima rete per il Barcellona. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Si ricomincia dall'1-0. Questo gol li porta in vantaggio, ma manca ancora molto tempo. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico.
fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Un solo gol a referto fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quello di 1-0. Jordi Alba. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Provano a ripartire da dietro. Di Lorenzo. Ottima pressione la sua, palla recuperata, la mette in avanti, prova la verticalizzazione, posizione regolare, ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati, allarga il gioco, ottimo dribbling, crossa il pallone a centro area, l'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Lancio lungo del portiere. Aubameyang. Ecco il tiro. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Juan Jesus. Mertens. Arriva Mertens. Non riesce a mantenere il possesso. Ed ecco che arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo... Il secondo tempo è cominciato. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Jordi Alba. Jordi Alba. Alba. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Zielinski. Di Lorenzo. Di Lorenzo. Cerca lo spunto per l'affondo. Decidono di giocarla all'indietro. Koulibaly riceve palla. Fabian Ruiz. Juan Jesus. Zielinski. Prova il tiro. Scodella in avanti. Occhio alla conclusione. Mertens. Spazza il più lontano possibile. È proprio questo che devono fare, devono insistere. E in questo momento devono prendere dei rischi, è necessario. Assolutamente. Zielinski, calcio di punizione per il Napoli. La gioca a sinistra. Cerca il numero. Da lì può crossare. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. Alla peggio nello scontro di forza. Hai visto Fabio, i loro attaccanti si muovono tanto senza palla, eh? È vero, e mi pare che si abbassino spesso anche per ricevere il pallone. Stanno cercando di rendere la vita difficile ai difensori, perché tutto questo movimento non crea punti di riferimento e la difesa può andare in affanno.
Aubameyang sulla destra. Ha spazio sulla fascia. Non trova spazi e vede sfumare questa occasione. Scatta verso il pallone. Può cercare il taglio in mezzo. Occhio al cross. Zielinski allarga il gioco sulle fasce. Bel gesto tecnico. Juan Jesus. Fabian Ruiz. E perde il duello fisico con l'avversario. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Passaggio profondo per Aubameyang. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. Barcellona deve resistere ancora qualche istante. Fabian Ruiz prova a prolungare. Corner può essere una delle ultime possibilità. Fabian Ruiz sceglie tocco corto. Ultima possibilità per un cross. Tocco preciso. Ottimo intervento. Non c'è più tempo, finisce qui. Uno scontro combattutissimo, ma alla fine l'ago della bilancia è l'unico gol segnato. Beh, non si può sempre dominare per goleada. Hanno ottenuto una vittoria di misura grazie alla rete nella prima parte e poi hanno dimostrato...